Si è tenuta a Reggio Calabria la terza edizione della rassegna Giornalismo Agroalimentare Agroindustriale Pro Sud, promossa dalla Fondazione ITS 2011 Famiglia Florio di Calabria. Obiettivo della kermesse: proporre Reggio Calabria per il Sud Italia come teatro di una manifestazione di rilievo nazionale e internazionale sul mondo dell'agroalimentare, della comunicazione, del giornalismo di settore. Protagoniste le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e le loro produzioni tipiche, prodotti alimentari, cercati tra le eccellenze del sud. Siamo partiti con la giornata dedicata agli ITS nella qualità di presidente della Fondazione ITS di Reggio Calabria. Abbiamo portato qui coloro che possono sicuramente dare dei segnali importanti, degli segnali forti a questi giovani. La seconda giornata è stata dedicata alle microimprese. Concludiamo con la serata finale, dove abbiamo premiato tre giornalisti di fama nazionale, uno per il web, uno per la carta stampata e uno per la televisione, e poi tre consorzi che rappresentano il sud Italia. E abbiamo premiato il consorzio dei fichi di Cosenza, che è un'eccellenza per la Calabria, il consorzio della melanzana rossa di Rotonda, che è nella Basilicata e Lucania, e poi abbiamo premiato la cooperativa del Cilento, che producono le olive e olio in tutti i modi. Per tre giorni sono stati proposti incontri con esperti del settore, dando spazio alle istituzioni, ai giovani talenti degli studi alberghieri, a talentuosi giornalisti e consorsi d'eccellenza che si sono distinti per aver valorizzato i prodotti agroalimentari. Siamo partiti con questo progetto di promozione da circa un anno e abbiamo fatto delle manifestazioni fieristiche, una nazionale, quindi in Italia, una internazionale in Francia, e in più abbiamo delle giornate dimostrative, abbiamo fatto il Fichi Festival nella nostra bellissima Cosenza, e sono tantissime, insomma, le altre manifestazioni che dobbiamo fare, insomma, nel tempo. Degustazioni importanti, poi, con noti chef e premiazioni. Nel nostro lavoro valorizziamo il territorio, quindi essere qui in Calabria a valorizzare un prodotto così importante come il bergamotto e tutti gli altri, insomma, che abbiamo conosciuto in questa occasione è veramente bellissimo e fa parte appunto del nostro lavoro, quindi lo racconteremo con grande passione.